agevolazioni per le casse previdenziali, i dividendi delle partecipate, gli incentivi al business angel e quelli alle exit, quelli sono diretti al mercato. Grosso modo si tratta di un impatto di circa 2 billion, bisogna portarlo a casa ovviamente, ci sono alcune cose che sono in itinere, partiranno anche le SIS, le società di investimento semplice, per dare sfogo e per dare la possibilità di creare il vivaio di base su cui costruire gli stadi successivi. Vediamo se tutto questo funziona, ma non basta finché le altre componenti strutturali non faranno la loro parte. No, sono tutti molto d'accordo. Dobbiamo capire quali sono le altre componenti strutturali, perché credo che i punti di debolezza del nostro sistema è questo. Però quali sono i punti di forza? Qua lo chiedo di nuovo a Elisa, perché ha una prospettiva tra l'altro nuova rispetto al mondo sullo spazio. Però questo tema di come le tecnologie vengono utilizzate su settori diversi rispetto a quelle di provenienza, che è una delle tante prospettive del venture capital, come lo vedi? Cioè, quello che sta dicendo lui è tante risorse, ma dove sono i punti di forza e di debolezza del nostro sistema? Ma allora, se devo cercare di riassumere, sicuramente oggi il flow, nascondiamoci un po', è un problema. E soprattutto sono d'accordo con quello che diceva Roberto, non tanto perché manchi la tecnologia o perché manchi l'imprenditore, ma oggi a mio avviso il problema è che manca l'unione delle due cose. Quindi c'è un po' di venture creation da fare, però non partiamo da zero, fortunatamente come diceva Elisa, partiamo da lavoro fatto negli ultimi 15 anni, quindi in realtà siamo sperabilmente all'inizio della curva di crescita, quindi sicuramente non è un puro lavoro di investimento come probabilmente in Israele, i venture capitalisti in Italia devono fare un po' di lavoro operativo per mettere insieme la tecnologia, l'imprenditore, magari anche un po' la strategia di go-to-market, perché penso che tutti noi in board lavoriamo con l'imprenditore per dire ok, però magari non fare così, ma fare un po' colà. Però è anche vero che come tutti i mercati che sono all'inizio della fase di crescita sono anche mercati che hanno grosse opportunità e in cui gli operatori possono fare molto la differenza. C'è il tema, e qui sono d'accordissimo con Salvo, che secondo me è molto debole: se non aumentiamo le masse investite, se non aumentiamo le disponibilità di capitale e dei fondi, rischiamo di pienizzare le start-up. Cosa significa? Che tutti noi siamo costretti a dire alla start-up già all'inizio devi fare fatturato, magari devi fare un po' di margine, devi fare un po' di EBITDA, che se ti guardano con gli occhi così, quando in Israele penso che... Infatti siamo l'unico paese, siamo l'unico paese in cui non si fa SID, Series A, Series B, eccetera, ma ormai siamo tutti specializzati.